Versidia Loki è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto! Versidia Loki è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto!
Versidia Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Versidia Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Versidia Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. We'll be right back.
Il Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto. Il Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto. Il Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto.
Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini, ben ritrovati. Si gioca qua al Palaocchi di Forte dei Marmi in questo assolato pomeriggio versiliese. La gara che poi è l'ultima di campionato per quanto riguarda la regular season per le ragazze rosso-blu di Roger Molina, la gara di hockey su pista femminile serie A1 fra il Forte dei Marmi, e il Roller Scandiano. Vediamo le formazioni che stanno provando le sfere a centropista, le due capitane, e vediamo subito qualche numero prima di andare a vedere le formazioni. La gara di andata si era chiusa in vantaggio delle ragazze emiliane per 2-1. La gara sicuramente sarà gara che il Forte dei Marmi cercherà di far sua, anche perché al momento il Forte dei Marmi è quarto con 7 punti, mentre i punti dello del Roller Scandiano sono 3 e occupa la quinta posizione, ma il Forte dei Marmi con la vittoria di questa sera momentaneamente in attesa dell'ultima gara della Scandianese, altra squadra sempre emiliana che giocherà alle 18 contro il Matera. Matera al momento imbattuto in ogni gara che ha giocato a livello nazionale. Dicevo, il Forte dei Marmi, conquistando questi 3 punti, potrebbe scavalcare l'altra formazione emiliana e portarsi in terza posizione, che insomma sarebbe un piazzamento di tutto rispetto nonostante il limitato numero di squadre e in previsione di quello che sarà il proseguo della stagione. Vediamo le due formazioni che scenderanno in pista agli ordini dell'arbitro signor Luca Rossi. Il Roller Hockey Scandiano si presenta con il numero 10, il portiere Giorgia Teli, con il 5 Roberta De Pietri, con il 2 Alicia De Stefano, con il 7 Ilaria Malagoli, con il 9 Teresa Messora, con il 8 Alessia Villa, con il 3 Emma Prandi, con il numero 1 il portiere a sostegno Alice Bartalini, con il numero 4 Chiara D'Accò, l'allenatore il signor Adriano Paccari. E naturalmente, come sempre succede, si vedono nomi importanti nel panorama hockeyistico italiano presente e passato, e ovviamente andiamo adesso a vedere anche la formazione del rosso-blu, le ragazze del Versilia Hockey Forte dei Marmi. Dunque la squadra Orlando Hockey Forte dei Marmi presenta con il numero 1 il portiere Vittoria Massetti, con il numero 2 Jessica Raffaelli, con il 4 Giorgia Brandi, con il 5 Soraya Iannacone, con il 6 Luana Alvarez, con il 7 Beatrice Farioli, con l'8 Mask Saldana, con il 9 Anna Palagi, l'allenatore il signor Roger Molina. E dunque saluto di rito fra le squadre che adesso si presenteranno a centropista per un minuto di silenzio in ricordo di Carlo Corponi, arbitro di hockey su pista,
che è purtroppo gravemente ammalato. Sembrava dopo l'intervento di settembre che potesse esserci un miglioramento, ma insomma è stato aggredito nuovamente dal male che lo perseguita da tempo e se lo è portato via. L'applauso dei presenti qua al Palocchio di Forte dei Marmi, dunque il ricordo, il saluto a Carlo Corponi, un arbitro di hockey su pista anche di buona personalità, grande appassionato di montagna, per chi lo conosceva sapeva che era uno che insomma scarpinava parecchio su per le sue montagne, vicentino e purtroppo molto molto giovane, troppo presto se n'è andato, ma veniamo a quello che è l'hockey su pista, che poi è stata una delle sue grandi passioni, e vediamo quelle che sono le formazioni che andranno a iniziare questa contesa. Dunque il Forte dei Marmi, al netto di tutto, ha sempre comunque una certezza, che è il portiere Vittorio Amasetti, visto che è l'unico portiere della formazione di Roger Molina. E riti e saluti scaramantici di rito da parte delle ragazze scandianesi. Adesso vediamo che si sta preparando il portiere con il numero 1 Bartalini, dunque Alice Bartalini sarà a difesa della porta emiliana, in pista con lei il numero 2 Alicia De Stefano, con l'8 Alessia Villa, con il 9 Teresa Messora, il bomber contro le reti della formazione. Dall'altra parte potrò anche sbagliarmi, ma dovremmo trovare De Pietri. Adesso vedremo quando avremo il favore di camera. Dall'altra parte il Forte dei Marmi schiera la formazione tipo per questa stagione, con Masetti, Raffaelli, Saldana Alvarez. La sfera è per il numero 2 De Stefano, poi finisce lontana e dunque c'è una sfera riconquistata dal Forte dei Marmi, non è arrivata Alessia Villa in tempo. La pallina è per il rosso-blu che vanno a manovrare, il numero 9 Palagi cerca l'incursione, la mette al centro per la dedizione di Alvarez, niente da fare. Comunque il numero 9 rosso-blu ancora in possesso di sfera, cerca un compagno, poi si ferma, aspetta il piazzamento, si fa vedere un compagno orizzontale, Saldana, la sfera ancora in profondità per la pallina che viene intercettata però dal numero 7 scandianese Malagoli per Teresa Messora, che la mette al centro, non c'è la deviazione di Malagoli, dunque Alvarez può riconquistare la sfera, riportarla avanti per il rosso-blu, si ferma all'altezza della tre quarti e rimposta l'azione. Ancora il tentativo del numero 2 Raffaelli, la sfera è recuperata ancora da Messora per il numero 8, ancora la Messora, Villa ancora, cerca e trova ancora la compagna, la dà in profondità per De Stefano, De Stefano per Messora ancora, adesso è il numero 2 De Stefano che ci prova la media distanza, murata però la sfera, rilanciata fin troppo velocemente per tutti, non riesce ad agganciarla Raffaelli e dunque ancora la scandianese che torna in avanti.
in orizzontale. Teresa Messora cerca il tiro, è forzato in anticipo in una qualche maniera nell'angolo Saldana, poi l'appoggio è per il numero 9 Palaci che la gira velocissima in avanti per Alvarez. Alvarez si accentra, va alla conclusione, buona risposta di Bartalini, la sfera è ancora rossoblu. Prima occasione di stampo rossoblu con Alvarez, che fa cenno adesso a Palaci di far girare sfera. Arriva all'altezza della tre quarti, poi prova sul primo palo, niente da fare, riprende sfera. La rigira nuovamente per Alvarez, che può partire da lontano, esce dalla zona buia, finta il tiro, va alla conclusione, passa al lato. Il numero 2 Raffaelli era sulla sponda dall'altra parte, non c'è la deviazione, dunque la scandianese, poi il roller scandiano, scusate, può tornare in avanti. Ancora la sfera per Teresa Messora, cerca un compagno che non trova, poi trova la compagna libera con il numero 8 Villa in profondità per Malagoli, che però non aggancia, e dunque può ripartire Palaci, fascia sinistra per lei, si ferma all'altezza della tre quarti, lo scarica per Raffaelli, Raffaelli la gira subito in avanti per il numero 8 Saldana, dietro porta per Alvarez. Si posizionano gli avanti rossoblu, cercano di aprire un varco, Alvarez finta il tiro si allarga, poi lo scarica all'indietro per Palaci, sporcato da un'avversaria, ma i secondi a disposizione sono pochissimi. Ancora in profondità, niente da fare, il numero 7 Malagoli che va a riprendersi sfera e a rimpostare su Messora, controllata dal Varez, gli porta via sfera ma in maniera fallosa. Il primo fallo di squadra cade dopo 4 minuti e 6 secondi sul risultato di 0-0 e a carico della formazione di mister Molina. Luca Rossi rettifica la posizione, primo fischio arbitrale dopo oltre 4 minuti di gioco, battuta in questo momento, sfera al centro ma fa buona guardia Palaci, poi la pressano e dunque deve tergiversare e ripartire con l'azione, esce dalla zona buia, cerca una compagna per Alvarez. Palaci è stata l'autrice del gol che ha dimezzato lo svantaggio in quel di Scandiano oramai diversi mesi fa, nella gara d'andata vinta dal roller Scandiano per 2-1. Palaci ancora cerca di metterla al centro ma si era mossa sulla sponda opposta il numero 2 Raffaelli, e dunque torna avanti il roller Scandiano, la squadra di mister Vaccari, che va alla conclusione, va anche vicino al tapin con Malagoli, poi si lotta nell'angolo, attenzione a Messora in possesso di sfera, il gol molto molto buono, è riuscito a recuperare una palla che sembrava persa e poi l'ha indirizzata molto bene alle spalle del portiere, eccolo qua la finta controfinta sull'angolo lontano, dunque dopo 4 primi e 58 passa in vantaggio la roller con Messora. Dunque Scandiano in avanti sulla pista del Forte dei Marmi, e adesso la possibilità del contropiede 2 contro 1, sfera al centro, ci prova Malagoli ma la pallina è fuori dallo specchio della porta, la recupera il Forte Marmi che comunque deve si trovare il pari ma fare anche molta attenzione, il tentativo del numero 9 Palaci è murato. Anna Palaci, giovanissima, possesso di sfera da questa Saldana, ancora la spagnola all'indietro per Alvarez, Alvarez fa partire un missile, c'è la deviazione di Palaci che però si impenna oltre la traversa e siamo già dall'altra parte, attenzione che è il roller Scandiano che va a cercare la via della porta con il numero 8 Villa, ancora per De Stefano, Malagoli intercetta però la sfera Raffaelli, rimposta l'azione d'attacco Alvarez autrice di 10 reti in questa stagione, seconda in classifica cannonieri generale, ancora la pallina per Alvarez che ci prova, spalla la porta ma
fa buona guardia la difesa dello Scandiano, che può rimpostare l'azione d'attacco. Buona l'idea, adesso è Raffaelli che lotta. Ancora il roller a manovrare, ricordo 1-0 il risultato, gol di Messora al 4:58, tentativo di filtrante che non riesce, ma la sfera rimane sulla stecca e in utilizzo di delle ragazze di mister Vaccari. Ancora Palagi in profondità per Alvarez. Luana Alvarez, giocherella con la sfera, aspetta il piazzamento, fa partire il tiro che è un tentativo di filtraggio, niente da fare, dunque Raffaelli la gira all'indietro per la stessa Alvarez. Adesso Raffaelli cerca di farsi vedere il tiro, il tentativo di deviazione, la sfera però è fuori dallo specchio della porta e dunque il roller può tornare in avanti. Sbaglia tutto comunque il numero 7 Malagoli. La pallina filtrante al centro per il tentativo di deviazione di Alvarez che non riesce. Ancora il forte De Marmi a manovrare, Palagi per Alvarez nello stretto, Raffaelli adesso sgroppata in fascia sinistra, poi dietro porta attaccata, difende la sfera, la serve, pallina all'indietro, c'è una possibilità di avanzare per il tentativo e poi il tentativo ancora sulla ribattuta, niente da fare. 16:43, permane il risultato di 1-0 grazie al gol del numero 9 Messora. Di Stefano adesso la cambia per Messora, niente da fare, la sfera di ritorno è sporcata, Messora si rifugia nell'angolo, due sulla sfera, poi è Raffaelli ad andare a riconquistarla. Il fallo che cade dopo 8 primi e 39 secondi segna anche il primo time out chiesto da mister Molina e arriva sul primo fallo di squadra a carico della formazione dello Scandiano, che ricordo adesso sta gestendo un risultato di 1-0 grazie al gol di Messora all'8:58 in quella che sembrava una sfera persa, riguadagnata dall'angolo, è entrata dentro e poi ha segnato un'ottima rete. Dunque le ragazze sono alla panchina per prendere le direttive dei propri portieri, intanto noi rivediamo le azioni di questo primo tempo, suona la campana, qualche secondo e si riprenderà a giocare, il direttore di gara Luca Lossi si prepara al centro della pista, la sfera dovrebbe essere per i colori rosso-blu, c'era stato il primo fallo di squadra a carico dello Scandiano, a quota 1 il Forte dei Marmi. Il risultato al momento premia le ragazze emiliane per 1-0. Vediamo che non ci sono stati cambi al momento per quanto riguarda le file rosso-blu. Adesso ci sincereremo se c'è qualcosa anche per la squadra ed è entrata Dacco. Dunque il primo cambio, intanto è il numero 6 del Forte dei Marmi Alvarez che va vicino alla deviazione, adesso ci prova, sfera che schizza lontana, la recupera ancora Raffaelli, Raffaelli ancora per Alvarez, esce Alvarez dall'area di rigore, la cede all'indietro per il numero 9 Palagi, tiro di Palagi, tentativo di deviazione, siamo ancora ai 10 secondi, finisce a terra, non c'è fallo di Gerardi, adesso il fallo è commesso da Alvarez che trattiene sfera da terra e dunque la punizione in favore del roller che torna in avanti, è il numero 2 De Stefano, attaccato però alla meglio la formazione rosso-blu, Alvarez prova a forzare il tiro che passa al lato, sulla ribattuta non c'è nessuno e dunque Villa può rimpostare l'azione per la squadra emiliana. Ancora Alvarez va a intercettare una sfera importante, poi Saldana
c'è il fallo da parte di Messora, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Ancora il tentativo, ma non c'è nessuno sulla ribattuta e dunque può rimpostare il contropiede la formazione dello Scandiano. Poi la conclusione passa abbondantemente al lato, si lotta la sponda e il numero 2 Villa, scusate, Stefano, che finisce a terra. L'arbitro dice che non c'è fallo, sfera domesticata dal Varez che rimposta l'azione per le compagne. Alvarez ancora, sfera all'indietro, Palagi avanza all'altezza della tre quarti, Palagi poi la mette al centro per Saldana, attaccata, niente da fare, pallina che corre veloce in avanti. Lo Scandiano torna pericolosamente nei pressi del portiere Masetti, che negli ultimi minuti è rimasta disoccupata. Adesso bisogna fare molta attenzione, c'è il fallo di squadra a carico del rossoblù, secondo fallo a quota 2 anche lo Scandiano. Tanto Molina cerca di dare indicazioni alle ragazze del Club Orlando, sfera per il numero 8 Villa, dall'altra parte Dacco, la cambia ancora per De Stefano. De Stefano fa partire un tiro che è deviato da una rosso-blu, la pallina rimane lì, la recupera il numero 2 Raffaelli, la cambia per Alvarez, l'incrocio con Saldana che poi cerca di ritornare, sfera la compagna ma si intromette in avversario, attenzione Messora, la cambia molto bene con Dacco che va alla conclusione, la sfera rimane lì, succede un po' di tutto, poi schizza lontana, ne esce Palagi, attaccata, è costretta a fermarsi, ma ancora un'occasione per il roller Scandiano che adesso deve difendersi dall'attacco rossoblù. Forte dei Marmi non troppo preciso nelle conclusioni sotto porta, ancora Alvarez che ci prova e segna il gol dell'1-1, arriva dopo 11:42. Lo rivediamo il tentativo, ancora poi Alvarez trova il varco sotto la traversa, 1-1 Luana Alvarez. Si porta a 11 marcature in questa stagione per quanto riguarda ovviamente la regular season ed è il roller che riparte. Roller che comunque è stato decisamente pericoloso in più di un'occasione. Tentativo dritto per dritto, il guantone di Masetti rilancia l'azione, Alvarez adesso in possesso di sfera. Cerca un compagno, trova la compagna Saldana. Poi ancora Alvarez dietro porta, ne esce ma c'è la stecca del portiere con il numero 1 Bartalini fuori dall'area di competenza. C'è dunque la punizione in favore del rossoblù. La sfera messa al centro, ma fa buona guardia la difesa del roller Scandiano che poi sbaglia a rilanciare l'azione, dunque c'è la possibilità della conclusione. Si lamenta Saldana, ma forse sarebbe meglio pensare a cercare la deviazione vincente su questi tiri. La trattenuta ai suoi danni, si lamenta con l'arbitro che però non ha riavvisato niente. Attenzione perché finisce a terra. Poi la sfera è recuperata ancora Alvarez, Saldana, Alvarez, a terra era finita Raffaelli, ancora Saldana dietro porta, aspetta un piazzamento, cambia con Luana che ci prova da posizione defilata, la deviazione del portiere, l'arbitro dice che non c'è però deviazione, non si azzerano i contasecondi. Attenzione al contropiede di Messora che parte come un treno, poi però si sbilancia un po' troppo e dunque il Forte dei Marmi. Saldana libera l'area ma la sfera è ancora per la formazione emiliana che poi prova il tiro da fuori, niente da fare. Dacco recupera la sfera per le ragazze del roller. Ancora Villa, poi il tentativo dietro porta Villa, poi ci prova ma arriva Alvarez a spezzare la trama offensiva.
grande tecnica e grandi polmoni. Alvarez adesso se ne va dopo il tocco di Palaci. Alvarez finta al tiro, poi cerca il filtrante per Saldana che si era appostata bene sul palo vicino, ma è D'Acco a fare la guardia, una guardia molto importante in questa occasione. Adesso Saldana in uscita non c'ha lo scarico, perciò decide di darla all'indietro. Tentativo di tiro accompagnato, un'accompagnata importante ma non c'è la deviazione. Dunque una manciata di secondi per la squadra rosso-blu. Poi Palaci ritarda un attimo di troppo. Ci prova allora Raffaelli, sfera che passa al lato. Eravamo ai limiti dei 45, dunque torna avanti con il numero 8 Villa. Intanto ancora un cambio, esce il numero 2 Stefano e in pista il capitano Rebecca Di Pietri. Sfera dall'altra parte, ancora la pallina sulle stecche delle ragazze di Scandiano. La sfera a metà strada, dunque c'è da lottare, ma la meglio ancora lo Scandiano. Poi l'appoggio in profondità è intercettato da Palaci che se ne va per conto proprio, supera Messora, la cede dietro porta per Alvarez, non c'è nessuno per lo scarico, cerca di farsi vedere adesso Palaci, ma siamo ben lungi dalla porta avversaria. Saldana che può anche provare a caricare visto che lo spazio c'è, una deviazione, porta via sfera, poi Saldana rientra, la serve a Alvarez, ancora Alvarez per Raffaelli, sgroppata in fascia destra, poi cerca di metterla al centro, rimane lì Palaci, ma fa buona guardia sul primo palo il numero 9 Teresa Messora, che oltre ad essere il bomber della squadra con 4 reti allo stato attuale fa anche un ottimo intervento difensivo. La sfera schizza lontana dalla porta, ma è il numero 5 Rebecca De Pietri a manovrare sfera, attaccata vittoriosamente. Dunque Forte Armi che può tornare in avanti, Alvarez punta l'avversario, poi perde sfera, siamo dall'altra parte con De Pietri che va a cercare un varco, la conclusione sporcata. Poi è la nostra Masetti a spararla lontana, ancora il numero 8 Villa, la mette nell'angolo per De Pietri che la gira indietro, la sfera a metà strada, se ne impossessa da colla, serve a Messora, Teresa Messora in possesso di pallina, da questi a Villa, ancora Messora nel cerchio di centropista, punta l'avversario, poi scambia con Villa, va a cercare di ricevere il passaggio, Villa prova a mettersi in proprio ma la spara sul parastinca avversario, adesso si gioca all'angolo alla balaustra, Messora e Saldana, e l'arbitro assegna il fallo e la punizione in favore del Forte dei Marmi che riprenderà dopo questo time out. Il risultato, ricordo, 1-1, 4-58, Teresa Messora porta avanti la formazione del roller Scandiano. All'11:42 Alvarez pareggia nuovamente i conti, perfetta parità anche per quanto riguarda i falli di squadra, due per parte, panchine che adesso stanno dando le istruzioni alle proprie atlete, time out chiesto dal Forte dei Marmi nella persona di Roger Molina, dunque qualche secondo e torneremo a vedere quelli che saranno i correttivi dei due allenatori. Suona la prima campana, dunque portieri che devono riprendere posizione lo fanno immediatamente. A 7:39 dalla fine, 1-1 il risultato qua in terra di Versilia fra la squadra rosso-blu dell'Orlando Hockey Versilia Hockey Forte e il rosso-blu del roller hockey Scandiano. Intanto un nuovo cambio nelle file del Forte dei Marmi, per la verità il primo. Esce Palaci
e al suo posto con il numero 6 fa il suo ingresso nella partita. Con il numero 4 fa il suo ingresso nella partita Giorgia Brandi, che va subito vicino alla deviazione sulla conclusione da fuori, ma la sfera si alza e dovrebbe esserci la punizione in favore del Forte dei Marmi, se non vado errato. Saldana sulla sfera, cerca di posizionarti più o meno addosso al portiere, ci prova Brandi, la sfera è per Raffaelli che cerca il tiro, Brandi trova la deviazione ma supera abbondantemente la traversa, dunque Giorgia Brandi non trova la deviazione, ci ha provato due volte purtroppo si è alzata un po' troppo, adesso la sfera è intercettata da un rosso blu che rilancia l'azione, attenzione Saldana ci prova, la mette in mezzo ma Giorgia si era preparata dalla parte destra della pista, la sfera è andata a sinistra, Giorgia e la sfera non si sono incontrate, adesso va a recuperare sfera Alvarez, ancora Alvarez, può incrociare, lo fa molto bene ma è alto di un soffio sopra la traversa, la sua martellata, e siamo già dall'altra parte con Teresa Messora, fermata però molto bene da Palaci, sera che schizza lontana, dunque il numero 8 Villa che può rimpostare l'azione, tiro accompagnato, non c'è deviazione, la sfera è per il rosso-blu, Alvarez che sgroppa in avanti, si ferma, fa partire una martellata di azione, la sfera non entra nel raggio d'azione di Brandi e dunque non c'è la possibilità della deviazione sulla ribattuta, era una ghiotta occasione, niente da fare, sfera recuperata, è la nuova entrata rosso-blu in azione, poi cerca il tiro accompagnato, la deviazione di un'avversaria, la pallina riportata in avanti dal roller scandiano con Messora per Villa, ancora al centro ma non c'è nessuno, poi subentra Rebecca De Pietri all'indietro per la compagna D'Accò che la gira dall'altra parte, la sfera ancora per il rosso blu che possono tornare avanti con Alvarez che supera in velocità, arriva in area di rigore, finisce a terra e l'arbitro, vediamo quelle che è, assegna il fallo di squadra ma assegna anche il fallo fuori dall'area di rigore, beh insomma dal replay non mi sembrava ma ci sta anche che il contatto fosse avvenuto là lontano, intanto c'è il tentativo rosso-blu, ancora Alvarez in possesso di pallina per Saldana, per Alvarez che al momento della conclusione però è murata, attenzione che scatta a contropiede con Teresa Messora, poi fa tutto da solo, aveva libera De Pietri sulla fascia destra ma beh, i bomber sono così, quando vedono la porta vedono un rosso, adesso è Villa in possesso di pallina ma grande fase difensiva, poi ancora Alvarez che se ne va, subisce il fallo dell'avversaria, l'arbitro dice che si può proseguire per la norma del vantaggio e dunque sfuma ancora un'occasione per il rosso-blu che comunque vanno alla conclusione, D'Accò adesso la palla lottata a fondo pista, la riconquista Raffaelli per le sue ragazze, rimposta l'azione ma non esce nei 10 minuti regolamentari, dunque c'è la punizione in favore dello Scandiano che può tornare in avanti, ancora in orizzontale, pallina per Villa che cambia tutto ma si intromette Alvarez, Alvarez che fa la conclusione, passa al lato sulla ribattuta piuttosto defilata ma ci prova Saldana, niente da fare e siamo dall'altra parte con D'Accò che arriva fino a fine pista, poi la sfera riconquistata del rosso-blu, molto bene Palaci per Alvarez ma è solo fra due avversari, viene attaccata, mantiene il possesso, la serve a Saldana, gli ritorna pallina Luana Alvarez, torna sfera in avanti, tentativo di Saldana è velleitario e dunque
riparte, attenzione Messora che va al tiro pericoloso, poi Raffaelli attaccata e messa giù, l'arbitro dice che c'è il fallo da parte di Teresa Messora su Raffaelli, vale il quinto fallo di squadra a carico della formazione del roller. Intanto è Vittoria Masetti che chiede di andare a pulire la maschera, nuovo cambio fuori da Co e dentro con il numero 7 Malagoli, Ilaria Malagoli, autore di una rete in questo campionato. Dunque formazione in pista con Alice Bartalini fra i pali per quanto riguarda ovviamente il roller Bassano, poi con il numero 7 Ilaria Malagoli, con il 2 Alicia De Stefano, con il 9 il bomber Teresa Messora e dovremmo avere anche con il numero, vediamo, con il numero 8, sì esatto, Alessia Villa che riesce a smistare una serie infinita di palline. Il Forte dei Mami risponde con la sua formazione tipo, è tornata in panca a prendersi il turno di riposo Brandi che ha avuto due ottime occasioni sotto porta, attenzione Palaci che va in incursione solitaria, poi il tentativo è murato sulla ribattuta, è brava la difesa dello Scandiano e adesso c'è la conclusione parata dal portiere, ma il Forte dei Marmi recupera ancora i 45 secondi, ancora Alvarez dalla lunga distanza, adesso l'accelerazione di Alvarez, cerca di chiudere in area di rigore e poi spalla la porta, tenta un alza e schiaccia che non viene controllato ma non trova lo specchio, a terra Alvarez e Teresa Messora, il fallo della Messora è il sesto fallo a carico dello Scandiano, a quota 2 il Forte dei Marmi, già battuta Saldana dietro porta per Alvarez, cerca il piazzamento, poi esce, la dà all'indietro per Palaci, lontanissima l'accelerazione di Palaci, tentativo al centro per Saldana che non trova l'appuntamento con la sfera, poi sfera che schizza lontana, è il numero 2 di Stefano, percussione in fascia destra velocissima di Stefano, poi è costretto a tornare sui propri passi, a rimpostare l'azione d'attacco, si difende il Versilia Hockey Orlando Forte dei Marmi. De Stefano ancora va a manovrare per il numero 8 Villa, Messora si libera un avversario, va alla conclusione dritto per dritto, attenzione ancora Messora, poi da due passi la spara fuori, occasionissima per il roller, gran dinamismo e poca precisione, intanto un nuovo cambio, esce Saldana ed entra Soraya Iannaccone, la più giovane della compagnia, palla per De Stefano, che poi va alla conclusione, sfera che rimane lì al limite dell'area, ci prova il numero 7 Malagoli, niente da fare, ancora il numero 8 Alessia Villa dall'altra parte per De Stefano, Villa ancora, De Stefano, mancano 43 secondi alla fine del tempo, il risultato è di 1-1 con il Forte Marmi che con Soraya può partire in contropiede, ha un avversario davanti a sé, cerca il tiro accompagnato, viene fermata da Villa ma la sfera è ancora riconquistata da Soraya che poi la serve a Palaci, 24 secondi, Forte Marmi può andare in fondo, il tentativo per la deviazione di Iannaccone che non funziona e dunque si torna avanti ma c'è il fallo di squadra a carico del rosso-blu a 13 secondi, la pallina torna in possesso della squadra del roller Scandiano, battuta in questo momento, la sfera stava rotolando, gli fa cenno, vediamo un po' di fare chiarezza, la punizione è a favore del Scandiano che può andare a ripetere la battuta, chiesta adesso la distanza, dunque Alvarez deve portarsi ad almeno 3 metri,
palla in profondità, 8 secondi Raffaelli per Alvarez, la possibilità dell'ultimo tiro rosso-blu. Alvarez prova a indirizzarlo sul palo lontano, niente da fare, finisce in questo momento il primo tempo sul risultato di 1-1. I gol sono stati di Teresa Messora al 4:58, la risposta rosso-blu di Alvarez all'11:42, falli di squadra 3 a carico della formazione versiliese, a quota 6 le ragazze emiliane. E niente, con questo al momento è tutto. Un grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese, un grazie all'amico Simone Polacci per la regia e la parte tecnica, e noi ci risentiamo per la ripresa delle ostilità fra qualche minuto. Versilia Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto! We'll be right back.
avversari all' hockey radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Versilia Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Versilia Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Bene, squadra in pista per questo secondo tempo.
Vediamo che stanno prendendo posizione, ancora qualche secondo e poi si andrà a vedere come evolverà la gara fra Orlando Versilio Hockey Forte dei Marmi e Roller Scandiano. La sfera è sulla stecca di Saldana per il rosso-blu, pronti alla battuta. Fischio dell'arbitro, signor, ricordo, Luca Rossi. Alvarez al centro per il numero 2, Raffaelli, buona posizione ma niente di fatto. Siamo già dall'altra parte, ma recupera sfera ancora Luana Alvarez. Attaccata, supera di slancio un avversario, viene pressata, mantiene il possesso di sfera, ma la conclusione, il palo! Sfortunatissima sulla respinta, la sfera finisce sotto il corpo del portiere. Grande azione di Luana Alvarez, ma sfortunata nell'occasione. La sfera ancora per Saldana, Maria Saldana che cerca la conclusione, niente da fare, è il numero 2 De Stefano, ci prova e la deviazione vincente ancora di... No, l'arbitro dice che non c'è deviazione, dunque il gol è affidato a Alicia De Stefano che porta nuovamente vantaggio. Vediamo ancora la martellata, ma forse la deviazione c'era stata, ma l'arbitro la segna alla De Stefano. 44 secondi, occasionissima rosso-blu fermata dal palo e gol della De Stefano che porta in avanti la formazione dello Scandiano. Dunque Forte d'Armi che deve rincorrere ancora. Adesso lo Scandiano che manovra con il numero 8 Villa per Messora, Teresa Messora per De Stefano, autrice della seconda rete, Messora, Villa, tentativo, intercettata la sfera, schizza lontana, recupera Palagi, reimposta l'azione d'attacco, si schiera lo Scandiano in fase difensiva, Palagi, la percussione arriva fino nei pressi della porta, difesa da Alice Bartalini. Niente da fare, il tentativo in uscita da porta di Alvarez, dietro porta per Saldana, ancora Alvarez in giravolta, tre su di lei, gli portano via sfera, rimpostano l'azione, attenzione Messora, gran dribbling, forse la trattenuta sul numero 2 di Stefano, poi il tentativo per il numero 7, Malagoli che si mangia l'incredibile. Dunque ancora buona occasione con Teresa Messora per quanto riguarda il roller, niente da fare, sfera 2. Raffaelli e Messora, la meglio Raffaelli che rimposta l'azione d'attacco per il rosso-blu che al momento stanno in questi primi due minuti, hanno subito una rete e anche un po' di pressione ulteriore da parte della formazione dello Scandiano. Adesso con la maschera il portiere scandianese, la sfera è ancora per il rosso-blu, tentativo accompagnato dietro porta, poi in giravolta ci prova Saldana, niente da fare, ancora Maria va a recuperare sfera per i suoi. La lotta con Messora, la sfera schizza lontana, la più veloce di tutti è il numero 7 Malagoli a rinconquistare la sfera, la affida a De Stefano. De Stefano ancora per Malagoli che ha la possibilità di caricare una palombella. Niente da fare, Palaci la porta in avanti per la formazione versiliese. Palaci esce dalla zona buia, ha un buon varco, cerca il filtrante al centro, ma è buona la difesa della formazione allenata da mister Vaccari. C'è adesso il fallo dei 5 secondi, non riesce a uscire in tempo dalla zona buia il numero 8 Maria Saldana e dunque la punizione in favore del roller che manovra.
ancora Malagoli per De Stefano, Malagoli ancora per Teresa Messora, Messora la conclusione che passa al lato, sulla ribattuta ancora Messora va a riprendersi sfera, ci vuole un po' più di convinzione da parte delle ragazze di mister Molina, che al momento in questi primi minuti della ripresa stanno spingendo tantissimo. Ancora la palla recuperata questa volta da Raffaelli, la porta avanti Raffaelli per Saldana, il tentativo e il gol di Maria Saldana dopo la parata del portiere, che mi pare di capire è il numero 10, vediamo un po' se riusciamo a vederla in favore di camera. Comunque di fatto è Saldana che dopo 4:30 porta nuovamente in parità. Sì, esatto, c'è stato il cambio del portiere, il numero 10, perciò non è più Alice Bartalini come avevo erroneamente detto, ma Giorgia Teli, ed è ancora il Forte dei Marmi che ci prova. Comunque di fatto 2-2 quando mancano 20 minuti alla fine. Alvarez recupera ancora sfera, deve uscire dalla zona buia, lo deve fare in fretta, lo fa in questo momento Palagi, la mette al centro ma non c'è nessuno, poi Palagi va a riprendersi sfera, la cede indietro per Saldana, l'autrice della rete numero 2 del rosso-blu, Raffaelli il tiro accompagnato, potrebbe diventare anche pericoloso, il portiere comunque riesce a sventare, ancora il Forte Armi che può manovrare, Alvarez defilata, cerca una compagna per lo scarico, attaccata da Malagoli, alla meglio Malagoli, poi subentra Palagi, sfera all'indietro sotto gamba, la stecca è comunque fuori dall'area di competenza, ma l'arbitro lascia la norma del vantaggio, sfera all'indietro, Raffaelli finta il tiro, si allarga, tiro accompagnato per la deviazione di Alvarez che però non dà effetti, supera la traversa rosso-blu, pallina per Messora, si muove bene Teresa, la mette al centro, attenzione, De Stefano non trova l'attimo giusto per la deviazione, poi la sfera spizza lontana, se ne impossessa comunque De Stefano che può puntare l'avversario, c'è il fallo di squadra numero 4 a carico del rosso-blu, Alvarez su Di Stefano, a quota 6 il roller Scandiano e c'è la punizione in favore della squadra emiliana, chiesta la distanza, dunque dovremmo attendere il fischio del signor Lossi, direttore di gara. Ancora Villa in possesso di sfera, il tiro accompagnato è murato, Alvarez se ne va, a destra Raffaelli, Alvarez a domestica sfera, attaccato da due avversari, si rifugia nell'angolo, cerca di uscirne, ci riesce solo momentaneamente, poi la sfera schizza lontana, attenzione il contropiede della formazione dello Scandiano, il tiro e questa volta Masetti si fa trovare ben preparata, Vittoria Masetti portiere fondamentale per la formazione rosso-blu, ancora il tentativo di martellata fermato, schizza lontana la sfera, Raffaelli in anticipo su tutti, può rimpostare su Maria Saldana, da questi in profondità per Alvarez ma dietro la porta dell'avversaria, dunque ancora Alvarez in possesso di pallina, cerca una compagna, attaccata Alvarez ancora a domestica sfera, la serve a Raffaelli, da questi a Palaci, a Saldana, il tentativo di spizzata da parte di Palaci che non riesce, Palaci dietro porta per Alvarez, Alvarez ancora cerca un compagno, poi la compagna la trova ma deve lottarsela Raffaelli e lo fa molto bene, Raffaelli al centro, Alvarez mette il naso avanti la formazione rosso-blu con un'azione manovrata molto ma molto ma molto bella che rivedremo adesso, eccola qua, guarda la compagna, la mette di prima intenzione, deviazione da pin sotto porta,
3-2 forte dei Marmi. Al Varez c'è il time out chiesto questa volta da mister Molina, probabilmente prenotato prima del gol. Dunque le ragazze a prendere i giusti complimenti ma anche le giuste correzioni da una parte e dall'altra. Una manciata di secondi e si tornerà a giocare ad hockey. Dunque suona la prima sirena, si torna in pista, grandissima rete del Forte dei Marmi, forse la più bella della gara fra le due squadre, una deviazione vincente su filtrante da sinistra verso il centro, quando sono passati 7:40 vale il primo vantaggio rossoblu che fino a questo momento si era ritrovata ancora ad inseguire sulle due reti per le due volte in vantaggio del Roller Scandiano. Ricordo il Forte dei Marmi con 7 punti in classifica, ha davanti a sé la Scandianese, l'altra squadra emiliana in forza al campionato. Stavolta Masetti fa buona guardia. Dicevo, con questa al risultato al momento il Forte dei Marmi passa davanti alla Scandiano, alla Scandianese, ma Scandianese che giocherà alle 18 contro, in casa contro il Matera, una gara importantissima per il mantenimento della terza posizione. Ovviamente non è di questo avviso il Matera, che fino a questo momento in campo italiano ha vinto tutte le gare che ha giocato. Non credo che verrà rovinare la media, ma dovrà fare conti contro una Scandianese che è squadra importante. Iacanto, Berti, insomma, sono diverse le ragazze di in orbita nelle proprie nazionali. Ci prova adesso a fare il miracolo Alvarez, ci va anche vicina, ma niente da fare. Adesso alla balaustra Alvarez deve lottare con due avversari, cerca di andarsene, ci riesce, serve Palaci, Alvarez ancora, poi ha il problema di doversi girare, si ferma, respira, la dà all'indietro per Raffaelli che rimposta l'azione d'attacco per il rossoblu, larga per Palaci, Palaci per Alvarez ancora, per Saldana che poi cerca di tornare agli sfera, una discrepanza di centimetri fra la stecca e la pallina e dunque il roller scandiano può tornare in avanti. Il numero 2 De Stefano, scusate. Ancora lo Scandiano, Alvarez fa buona fase difensiva, era da Co che cercava il filtrante, niente da fare. Alvarez esce dalla zona buia, cerca una soluzione, la trova appoggiando su Palaci. Palaci attaccata dietro porta da Co, mantiene il possesso. L'incrocio permette a Raffaelli di provare il tiro, ma è un'accompagnata che viene intercettata da Messora, Teresa Messora che poi la ricambia per Dacco che non arriva all'appuntamento, mantiene il possesso ma poi si intromette Raffaelli, l'arbitro dice che non c'è fallo, dunque Dacco nell'angolo, due avversari su di lei, alla meglio al momento il Forte dei Marmi, poi c'è il raddoppio, il fallo di squadra numero 7 per la formazione dello Scandiano, già battuta la punizione, Maria Saldana in possesso di sfera, la gira all'indietro per Raffaelli, ancora Alvarez, Saldana dietro porta, Alvarez, Alvarez all'indietro, Raffaelli regista della squadra, poi la cambia con Alvarez, dietro porta, manca una manciata di secondi, bisogna andare alla conclusione, poi Alvarez decide di spararla fuori dal rettangolo di gioco per consentire alla propria squadra di riprendere posizione e di respirare qualche secondo.
13:39 alla fine della gara, 3-2 risultato in favore del Forte dei Marmi con Teresa Messora. Attenzione, cioè, succede un po' di tutto al limite dell'area, ne esce con il numero 8 Villa, dall'altra parte Daccò, Chiara Daccò cerca il filtrante che però è ben intercettato da Raffaelli che con l'aiuto della sponda rilancia per Palagi. Palagi punta l'avversaria, la supera e poi va alla conclusione, pianta la sfera sulla traversa, ma siamo già dall'altra parte con Villa che cerca il passaggio al centro dell'area dove c'è Teresa Messora che però viene anticipata, ancora Raffaelli, Raffaelli dietro porta per Palagi, Palagi per Alvarez, Alvarez cerca il varco, poi attaccato, arriva fino a fine corsa, Alvarez il tiro, anche in questa occasione vicinissimo alla rete ma non realizzata, e attenzione che siamo dall'altra parte con Saldana che fa buona guardia difensiva, Maria Saldana adesso se ne va in fascia sinistra, non ha nessuno per lo scarico, lontanissima c'è Palagi, poi in realtà decide di giocarla in avanti per Alvarez, Alvarez dietro porta per Saldana, ancora lei, le ragazze rosso-blu che manovrano con Raffaelli, Jessica Raffaelli la mette per Maria Saldana, da questa è Luana Alvarez che non può andare sulla porta, perciò la mette all'indietro, ma c'è l'anticipo di Messora, attenzione Teresa Messora, vola in contropiede, poi una buona fase difensiva da parte di Luana Alvarez che l'ha recuperata, Alvarez il tiro e il gol, la martellata, vale il doppio vantaggio, un contropiede ficcante di Teresa Alvarez per il roller, recupera, scusate, Teresa Messora per il roller, recupera sfera Luana Alvarez, se ne va e inchioda le proprie responsabilità il portiere Giorgia Teli che subisce dunque il doppio svantaggio, 4-2, e Luana Alvarez va a prendersi il turno di riposo, 4-2 rosso-blu, ancora Alvarez al segno, tripletta personale. E adesso c'è il time out chiesto da mister Adriano Vaccari per parlare un po' con le proprie ragazze. Dunque, quando mancano 11:37 alla fine, il doppio vantaggio rosso-blu, 4-2. Sfera per De Stefano. De Stefano che si ferma, aspetta il piazzamento, la serve per Daccò in fascia sinistra. Ancora intanto il primo turno di riposo per Luana Alvarez, al suo posto Soraya Iannaccone che poi adesso libera la sfera per Palagi, la percussione in zona centrale di Palagi, si ferma, aspetta il piazzamento, la serve all'indietro per Raffaelli, dall'altra parte Saldana, Iannaccone tenuta come boa a centropista per le deviazioni, c'è il fallo di squadra numero 8 a carico del roller scandiano, battuta in questo momento Raffaelli, il tiro accompagnato, fermato, Iannaccone riesce a girarla all'indietro, ancora per Palagi, Soraya ancora in possesso di pallina, cerca e trova Maria, ancora lei in orizzontale, Anna Palagi, tanto suona una sirena dei 45 secondi,
c'è la punizione in favore del... Tanto torna in pista Alvarez e in panca il numero 5 Iannaccone. Andiamo a pensare allora forse più a un problema tecnico, visto che pochissimi tempo è rimasta in panca a riposo la Luana rossoblu. Maria Saldana a possesso di sfera, la cambia per Raffaelli, sfera all'indietro, Alvarez, Palagi, Palagi per Saldana. Saldana cerca un compagno, lo trova in Raffaelli che però non può andare alla conclusione, allora la pallina all'indietro per Alvarez, fa partire un tiro per il tentativo di deviazione che non riesce, il portiere comunque riesce in una qualche maniera a intercettarla. La sfera era passata molto molto bene, adesso però fa buona guardia Teresa Messora, poi gli si allunga sfera e dunque la riconquista il Forte dei Marmi con Raffaelli. Fra due avversari finisce a terra. La decisione dell'arbitro è il nono fallo a carico del roller scandiano. A quota 4 il Forte dei Marmi, 9-22 alla fine. Vedremo presumibilmente anche un tiro diretto, almeno un tiro diretto. Adesso il tentativo di Saldana è però murato molto bene dal portiere Giorgio Teli. Ancora De Stefano, De Stefano sfera all'indietro, Villa, poi il filtrante per Teresa Messora da parte di Alessia Villa, niente da fare. Maria Saldana a possesso di sfera, attaccata, resiste la carica, se ne va in fascia destra, poi arriva a tu per tu col portiere che riesce comunque a deviare. Palla che diventa caldissima, ma ancora lo scandiano alla meglio Villa. Alessia Villa la mette al centro dove c'è però una Raffaelli insormontabile. Ancora Raffaelli cerca di fare tutto da sé, visto che le compagne erano rimaste piuttosto arretrate, ma d'accordo, porta via sfera, rimposta l'azione. Raffaelli ancora lotta come un leone, ma Villa per Dacco, tentativo dalla lunghissima distanza, sfera che si ferma dietro la porta, la recupera ancora però Teresa Messora per le proprie ragazze, poi in anticipo su tutti arriva Luana Alvarez a portare via sfera, a rimpostare l'azione d'attacco. Quando pressa in avanti si fa pericoloso lo scandiano, ma Forte dei Marmi ricorda adesso in vantaggio dopo di due reti, ci prova adesso Palagi, ma a buona vita lo scandiano con il tentativo molto 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 bello di De Stefano che la serve dall'altra parte per Teresa Messora, che non ha difficoltà ad accorciare 4-3 e il time out questa volta è chiesto da mister Molina. Dunque 4-3 il risultato al momento, quando mancano oramai una manciata di minuti alla fine della gara, tutto riaperto, semmai si poteva definire chiuso, una manciata di secondi a riprendere il gioco, 9 falli a carico dello scandiano, a quota 4 il Forte dei Marmi, si gioca a breve. Dunque suona la sirena, vediamo che non ci sono cambi nelle formazioni rosso-blu, si rimane in pista con Jessica Raffaelli, Luana Alvarez, Maria Saldana e Anna Palagi, ovviamente al netto di Vittoria Masetti che anche questa sera ci ha messo del suo. Dall'altra parte in porta abbiamo Giorgia Teli, poi con il 9 Teresa Messora, che mi pare una di quelle di quei personaggi insostituibili al pari di
Alicia De Stefano, insieme a loro dovrebbe esserci, se non vado errato, Rebecca De Pietri. La quarta in posizione è Alessia Villa, un'altra di quelle che fa un grande, grande lavoro, anche fisicamente, avanti e indietro. C'è da asciugare la pista, se ne occupano direttamente le ragazze rosso-blu. Scopettone alla mano, non senza difficoltà. È oramai 7:32 alla fine della gara, con il Forte Mami in vantaggio per 4-3. Tre reti di Alvarez e una di Saldana. Dall'altra parte due di Messora e una di De Stefano. Ci prova subito dalla media distanza Alvarez, attaccata Raffaelli in possesso di sfera. 7:18 è un tempo infinito nell'occhio su pista. Dunque sfera all'indietro, Alvarez in possesso di sfera. Teresa Messora su di lei, la sfera è per Luana, è per Alvarez, scusate, ad Alvarez è per Saldana, da questi a Palaci, il tiro di Palaci è intercettato, poi Palaci riesce a disinnescare l'avversario, ma attenzione che siamo 2-1 con la sfera che schizza lontana, ma ancora un contropiede velenosissimo è stato concesso alle ragazze emiliane. Bisogna fare un po' più di attenzione se si vuole portare in fondo la gara. Adesso è Villa in possesso di pallina, sfera all'indietro, De Stefano, De Stefano attaccata, sfera è per il bomber Messora, ancora Villa, De Stefano, il tiro smorzato finisce a terra, poi ancora una caduta in area di rigore. L'arbitro dice che si può proseguire, siamo al limite dei secondi. Suona la sirena che segnala i 45 e dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. 6:06, stanchissime le ragazze di Mister Molina che hanno avuto pochissimi cambi, ha avuto pochissimi cambi a disposizione. Vediamo quello che sarà adesso questi ultimi 6 minuti. Tutto pronto, chiesta la distanza, la sfera è per la formazione rosso-blu, battuta in questo momento Raffaelli per Palaci che si accentra, Palaci, il tentativo di filtrante di Palaci per Saldana che non arriva all'attaccante, mantiene il possesso comunque la formazione rosso-blu, ancora Palaci, ritorna a sfera all'indietro, rimbalzo maligno. È dunque Messora in possesso di sfera che può andare a impensierire Masetti, sfera che rimane lì, la spara via Raffaelli, la riconquista Villa, tiro accompagnato ancora a Masetti che fa buona guardia, poi al limite dell'area si lotta all'indietro Saldana, la sfera recuperata da Palaci, la fa correre in avanti per Saldana, è sola, si deve fermare, aspetta il piazzamento in maniera molto intelligente. Poi cerca la percussione, due su di lei, era improbabile passare fra quelle stecche di Stefano e Villa a fermare, a rimpostare l'azione d'attacco. Ovviamente un roller scandiano che va alla ricerca del pari quando mancano 5 minuti alla fine del tempo. Il risultato, ricordo ancora, ride al Forte dei Marmi per 4-3, ma siamo in un momento in cui lo scandiano appare onnipresente su ogni sfera. Teresa Messora, la conclusione passa al lato sulla ribattuta Villa in possesso di pallina. 8 secondi alla fine dell'azione, De Stefano il tiro ancora intercettato, sfera che rimane lì, ne esce Maria Saldana, la rilancia per Palaci che porta avanti sfera, Alvarez si ferma arretratissima, poi il tentativo, la smanacciata, ma la sfera è alta. Signor Lossi che spiega all'Alicia De Stefano la sua decisione. Palaci, Saldana,
Saldana tenta il tiro accompagnato, la sfera che si alza, Palaci sulla pallina, attaccata alla sponda, finisce a terra Palaci, dunque ne può uscire Villa per i suoi 3 contro 2, Villa a due scarichi, lo fa su Teresa, brava la vittoria che riesce a inchiodarla, ma attenzione che è ancora Teresa Messora, è ancora la squadra del Forte Lanni si salva grazie a Vittoria Masetti, il suo portiere. Adesso è Saldana, la mette in profondità per il numero 2 Raffaelli, che non trova l'incrocio giusto sulla porta, cercava l'angolo alto, si alza un po' troppo e dunque a 3.32 può ripartire la formazione del Roller Scandiano che ovviamente cerca la vittoria. Ancora lo Scandiano, sfera all'indietro, pallina al centro, poi è Alvarez che porta via sfera, Alvarez per Palaci, deve uscire dalla zona buia e deve farlo in fretta, lo fa in questo momento Palaci, il tiro accompagnato, smorzata, attenzione, 2 contro 1, tentativo e la deviazione di Saldana è provvidenziale per i suoi. A 2.45 ancora Palaci che intercetta, ma Villa torna in possesso di sfera, la gira all'indietro, De Stefano finta al tiro, si allarga, va alla conclusione, smorzato dalla stecca di Saldana, la pallina riconquistata, Alvarez in possesso di pallina per Saldana con l'aiuto della sponda raggiunge Raffaelli, dietro porta per Saldana, ancora gioca con il cronometro la formazione rosso-blu, Alvarez per Saldana, non rischia niente la squadra di Molina, non almeno fino a una ipotetica manciata di secondi, adesso ci siamo, inizia a battere il tempo Masetti, il tiro è intercettato, finisce all'angolo. Dunque la punizione in favore della squadra del Roller Scandiano. Raffaelli grandissima, va a fermare l'avversario e riguadagna i 45 secondi, poi si intromette Messora, attaccata da Alvarez. Ancora per De Stefano, sfera all'indietro Villa. Villa che si accentra al tiro, smorzato da ancora Raffaelli, onnipresente, la sfera è per Alvarez, due su di lei, lottano la sponda, alla meglio da De Stefano per il roller, poi arriva Saldana ma solo momentaneamente, Villa rimposta l'azione, 55 secondi, poco più di un possesso per il rosso-blu e devono trovare il modo di varcare la linea d'antigioco quanto prima. Sfera in avanti, non c'è nessuno, ma guadagnata la manciata dei secondi, quinto uomo di movimento, o meglio quinta ragazza di movimento per la formazione del roller che ci prova, Teresa Messora all'indietro per Villa, 24 secondi in orizzontale, sbagliato il passaggio, non riesce ad arrivare a conquistare sfera, sono 17 secondi che separano il Forte dei Marmi da questo seppur momentaneamente terzo posto, la sfera recuperata, la sfera lunga, fa la barba alla traversa, al palo, niente da fare, 3-2-1, la chiude qua il Forte dei Marmi con una vittoria e 3 punti importanti, 4-3, finale al Cardio Palma, vicina alla quinta rete, la quarta personale al Varez. Comunque di fatto, soffrendo e non poco, il Forte dei Marmi fa 4-3, apre le marcature Messora con un'ottima rete su intenzione personale, poi Alvarez grande azione, l'1-1 e si chiude il primo tempo, nel secondo tempo De Stefano porta ancora avanti le ragazze emiliane, ma Saldana pareggia il 2-2, poi la doppietta di Alvarez ancora 3-2, 4-2, a 17-23
è Messora che fa 4-3 e chiude il risultato in vantaggio dei rossoblù. I falli, siamo arrivati 4 a carico del Fortenami, a quota 9 il lo Scandiano, e con questi 3 punti almeno fino alle ore 18 il Fortenami si porta al terzo posto, superando di un punto lo Scandianese, la Scandianese che questa sera giocherà contro la Regina d'Italia, il Roller Matera. Un solo punto di vantaggio al momento, vediamo quello che sarà il risultato di questa sera. In caso di vittoria del Matera non sarà partita semplice per le ragazze della Pamela Nazionale, in quel caso il Fortenami sarebbe terzo in classifica, se no chiude questo campionato al quarto posto. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, prima di dare la linea alla nostra regia un grazie a voi che avete avuto voglia e pazienza ad ascoltarci, ci perdonerete gli errori, ma insomma le ragazze ancora non le conosciamo tutte, nessuno e non bene. Un grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, al re dei bottoni Simone Polacci, grazie mille. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, noi ci sentiamo fra un po' per la gara di Serie 2 fra Centro Porsche Firenze Hockey, Forte dei Marmi e Roller Salerno.